appena finito di vedere At the End of the Day, Un giorno senza fine, quella che sentite è la musica dei titoli di coda. E che dire allora a Michael, che mi ha chiesto un parere sul film, e a tutti voi? Mi è piaciuto, ha dei punti di forza e anche qualche punto debole, secondo me. Punto di forza è la cattiveria sprigionata in questa storia. Protagonisti, un gruppo di 7 ragazzi che vanno a giocare a soft air, lo sapete, la guerra simulata, diciamo, con armi finte. Vanno in quella che non sanno essere una ex base militare e non sanno che la partita fra di loro diventerà la loro partita contro degli altri aguzzini che sono armati, veramente, armati per uccidere. Funziona la cattiveria di questi nemici, un film veramente atroce, con uccisioni molto sanguinolente. Infatti questo lo definirei un horror action, un thriller horror, chiaramente survival, diretto da Cosimo Alemà, che è specialista nei videoclip musicali, ne ha fatti più di 200 e qui al suo primo lungometraggio, film che si basa su un evento reale, quello capitato nel 1992 in Serbia, dove un gruppo di ragazzi che giocavano a soft air si sono imbattuti in degli assassini professionisti che le armi, come nel film, ce l'avevano per davvero. Visione consigliata? Sì, non aspettatevi un filmone incredibile, ma ho visto che sul sito CG Entertainment si trova a 4 euro il Blu-ray, quindi fateci un pensiero.